116 vittime e altrettanti carnefici. Donne cadute sotto l'orgoglio ferito di mariti, compagni, ex fidanzati e familiari, numeri che hanno il sapore del sangue e del silenzio. Nella giornata nazionale per l'eliminazione di ogni forma di violenza sulle donne, il bilancio è quello di una guerra. Quest'anno il 53,4% dei femminicidi si è registrato al nord e il 75,9% in ambito familiare. Al sud il dato scende a quota 31. In considerazione dei gravi condizionamenti criminali accertati nel comune, il Consiglio dei Ministri ha deciso, su proposta del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, di affidarne la gestione a una commissione straordinaria. Il comune in questione, sul cui destino si è espresso ieri il Consiglio dei Ministri, è quello di Nicotera. Bruno Giordano attende solo la ratifica del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, la sua designazione alla guida della Procura di Vibo Valentia può comunque ritenersi già ufficiale. Il magistrato lo ha spiegato a margine di una lunga intervista realizzata dai giornalisti di LACI per i programmi Fatti in Diretta a Sangue Freddo. 65 anni, investigatore della vecchia guardia, Giordano rappresenta un pezzo di storia della magistratura calabrese. I sindaci del Tirreno cosentino si sono ritrovati alla cittadella regionale a Catanzaro per manifestare contro i ritardi sull'avvio dei lavori di protezione della costa, con conseguenti rischi per le abitazioni e quindi per i cittadini di Cetraro, Fuscaldo, Acquappesa e Guardia Piemontese. Sono ormai lontani gli anni di gloria, ma Catanzaro Regina rimane pur sempre il classico del calcio calabrese e da tale va affrontato. Lontano anche gli anni di rivalità tra le due tifoserie, oggi più che mai le due società sono accomunate da un triste destino dovuto allo scarso rendimento. Le Aquile giallorosse, al momento fanalino di coda, faticano a spiccare il volo. Gli Amaranto senza continuità. Dopo la Didi Roselli, ex Regina, ci penseranno Zavettieri e Moro, Regini Doc, a caricare la squadra che comunque vuole riguadagnare quota.